Ciao bambini, come state? Ben ritrovati per un'altra lettura. Ciao bimbe, vi siamo mancati? Allora, domanda. Voi avete un amico speciale, un amico preferito, un amico del cuore, un amico inseparabile? Certo che ce l'avete. Beh, pensateci proprio adesso che andiamo a leggere questo libro. E poi chissà, magari durante la lettura si materializzerà nella stanza. O quantomeno sarà vicino al vostro cuore. Perché il libro che stiamo per leggervi parla proprio di amicizia. Di un'amicizia speciale, di due amici inseparabili. E il libro si intitola Piumino e Rosita, sulle ali dell'amicizia, scritto da Carolina D'Angelo, illustrato da Valeria Colonnella. Per Pane e Sale, edizioni Teoria. La mattina in cui le uova iniziarono a schiudersi, un bellissimo fenicottero venne fuori per primo. Fece un giro attorno al nido. Poi si bloccò. «Oh!» esclamò sorpreso. Proprio lì, a un palmo dal suo becco, qualcuno stava uscendo da un altro uovo. Era un piccolo, tenero, fragile e sereno. «Ciao, io sono Rosita!» si presentò al fenicottero. «E io sono Piumino!» rispose il passerotto con timidezza. Da quella mattina in poi, Piumino e Rosita diventarono amici inseparabili. Insieme videro crescere becchi ed ali. Insieme attraversarono cieli, fiumi e canali. Ed erano amici inseparabili. Finché non raggiunsero la laguna, che incontrarono una colonia di esemplari tali e quali a Rosita. Il fenicottero si unì subito a loro e si dimenticò di Piumino, il suo tenero amico. In compagnia dei suoi simili, Rosita imparò a stare in equilibrio come nella danza, ad allungare il collo fin dentro l'acqua e a sgranocchiare i gamberetti con una certa eleganza. Ma Rosita non imparò mai a sorridere, perché nelle lunghe giornate trascorse in laguna, Rosita provava una forte nostalgia. Nostalgia di un esserino piccolo, ma molto, molto importante. E quando finalmente Rosita lo capì, volò a cercare Piumino in ogni posto, sperando di ritrovare l'amico che aveva ormai perduto. «È stato sciocco credere di poter vivere senza di te. Scusami tanto», disse il fenicottero a Piumino, alquanto sorpreso di rivederlo dopo tutto quel tempo. «Adesso torniamo amici?» Piumino voltò il becco altrove, ma poi allargò le ali mostrando un tenerissimo sorriso e volò a rifugiarsi tra le piume morbide di Rosita, il suo fenicottero preferito. E ancora oggi sono amici inseparabili. E questo è il libro che vi abbiamo letto oggi, Piumino e Rosita, sulle ali dell'amicizia, scritto da Carolina D'Angelo, che sono io, illustrato da Valeria Colonnella, per Pane e Sale, edizioni Teoria. E oggi ve lo abbiamo letto noi, Rosita e il mio amico Piumino, il mio amico inseparabile.